è il ruolo di un presentatore di un evento? E cosa devi fare tu quando sei chiamato a svolgere il ruolo di presentatore, oppure quando sei uno speaker, per farti presentare al meglio da un presentatore? Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking. Sono l'ideatrice del metodo Parlare Chiaro, l'unico metodo completo e replicabile che ti guida passo per passo nel diventare un comunicatore più abile e carismatico dal vivo e davanti alla telecamera. Ti alleno anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. Il ruolo del presentatore spesso viene poco considerato. Quando una persona viene chiamata a svolgere il ruolo di presentatore di un evento, spesso non si fa le giuste domande che sono necessarie per svolgere al meglio questo ruolo. Così come quando siamo chiamati a essere speaker, molto spesso non ci poniamo minimamente la domanda di come vogliamo essere presentati dal presentatore del nostro evento. Dunque, in questo video è arrivato il momento di fare un po' di chiarezza. Vediamo ora tre consigli per te che sei chiamato a svolgere il ruolo di presentatore di un evento. Primo consiglio: chiedi ad ogni singolo speaker come vuole essere presentato e impara molto bene le presentazioni. Secondo consiglio: prepara molto bene il tuo discorso. Ogni qualvolta che salirai sul palco, ad esempio per aprire l'evento, oppure per commentarne una parte, oppure per concluderlo, devi sapere bene che cosa dire. E ti devi sempre ricordare che l'apertura è nelle tue mani, dunque sei tu che sei responsabile di aprire con impatto e carisma l'evento che sei chiamato a presentare. Non aprire in modo scontato con buongiorno, buonasera, sono felice di vedervi qui. Cerca un'apertura molto più accattivante e saluta poi il tuo pubblico in seconda battuta. E mi raccomando, ricordati sempre, la conclusione è fondamentale, quindi concludi con impatto, possibilmente facendo un rimando a come hai aperto questo evento e lasciando il pubblico con un'emozione positiva. Terzo consiglio: mostra entusiasmo. Sei chiamato a svolgere il ruolo di presentatore, devi essere tu il primo ad essere entusiasta di quello che stai presentando, dunque sorridi, sii energico e stimola gli applausi. Vediamo ora tre consigli per te che sei chiamato come speaker ad un evento e sei chiamato a interfacciarti al meglio con il presentatore. Primo consiglio: dai al presentatore tutte le informazioni necessarie per aumentare la tua autorevolezza. Quali risultati hai raggiunto a livello numerico? Quante gare hai vinto? Cosa hai brevettato? Quanti libri hai scritto? In quali paesi hai lavorato? Insomma, tutto quello che ti fa sembrare più importante. Non avere paura di essere troppo altezzoso. I numeri e le cose concrete parlano per te e ti aiuteranno a farti percepire in modo ancora più autorevole dal pubblico che ti sta per ascoltare. Secondo consiglio: rivela al presentatore soltanto l'obiettivo del tuo discorso e nulla più, perché dicendogli troppe cose rischieresti che, magari in preda all'emozione, il presentatore finisca per dire qualcosa del tuo speech e dunque ti vada a sottrarre la suspense. Terzo consiglio: quando arrivi sul palco, non esordire come fanno tutti ringraziando il presentatore. Ringrazialo sì, ma in seconda battuta, ovvero dopo aver prima agganciato il tuo pubblico con qualcosa di inaspettato. Domanda, citazione, parola chiave, aneddoto, statistica, insomma qualcosa che esca dalle righe, ti permetta di distinguerti dagli altri speaker. E mi raccomando, non pensare di essere maleducato perché non saluti subito il presentatore e non lo ringrazi. Lo potrai fare dopo qualche istante, in seconda battuta del tuo intervento. Insomma, presta sempre massima attenzione al ruolo del presentatore, sia che tu debba fare il presentatore, sia che tu debba essere presentato come speaker da un presentatore. Vuoi continuare a migliorare il tuo public speaking e il tuo video public speaking? Vai subito su www.chiaralzati.it, entra gratuitamente nella mia community inserendo il tuo migliore indirizzo mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri Video Public Speaking, Public Speaking Heroes, Public Speaking per Smart Worker e Parlare Chiaro nel settore finanziario. Ciao e al prossimo video!